implica anche quello dei principi regolatori, perché i principi regolatori, perché i principi informatori possono essere attuati anche da una disciplina e da principi regolatori diversi dai principi informatori. Ora, io comprendo, o credo di comprendere, ma forse già il dottor Cenicola, ma il presidente Carbone ce lo potrebbe dire meglio, perché la Cassazione parla di principi informatori e non regolatori, perché probabilmente sta ancora guardando a tutte quelle sentenze ancora impugnabili che si stanno attenendo ai principi e che si dovranno ottenere, sono ancora impugnabili ai principi informatori. Il problema è che per il futuro non sarà così semplice sostituire principi informatori con principi regolatori, cioè dire che poiché si devono attenere fino al 2 marzo 2006 i principi informatori, dopo si devono attenere i principi regolatori, perché non sono la stessa cosa. A meno di una delle due conseguenze, o di ritenere che i principi informatori e i principi regolatori sono la stessa cosa, come io crederei per la verità, ma la Cassazione non ci ha detto questo in questi anni, oppure di affermare che in questa particolare materia i principi informatori sono stati attuati precisamente proprio da quei principi regolatori, perché i secondi rispecchiano i primi e finiscono per coincidere. Il problema si risolve in tema di danno non patrimoniale, non risolve l'aporia generale. Nessuna violazione, né grave né stupida. Aggiungerei io, anche perché quando la legge ha voluto che la lesione superasse una certa soglia, pensate alle emissioni, ce l'ho detto espressamente, però è un passaggio molto importante, perché la Cassazione ci invita, ma espressamente, a essere tolleranti. Quella soglia di irrisorietà del danno ci dice: cercate di essere tolleranti. Lo dice agli avvocati, prima di suggerire una causa al vostro assistito, invitatelo a essere tollerante, ma lo dice a noi, prima di comportarci in qualunque modo, cercate di essere tolleranti, perché finché avremo, e non ce la toglieremo mai, una trave nell'occhio, non bisogna necessariamente essere cattolici per capire che non bisogna andare a cercare la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Grazie. Da un quarto alla metà del danno biologico, e poi una terza area, diciamo, di danno esistenziale o lesioni di diritti costituzionalmente rilevanti, tra cui rientrava per esempio il danno di perdita, nella perdita del rapporto parentale e così via, o in presenza di reato, questo perché, ex articolo 185, questo perché la tutela penale viene considerata come un indice sicuro di rilevanza e di qualificazione dell'interesse leso. In altri casi previsti dalla legge, a prescindere se in questi casi ci sia una fattispecie illecita. Viviamo per 3 anni abbastanza tranquilli, speriamo ancora, in un equilibrio in cui il giudice amministrativo si può interessare al risarcimento del danno solo se si tratta di un problema ulteriore, di una tutela ulteriore rispetto a quella che già amministra per questa. E abbiamo detto che quando interessarsi del danno non patrimoniale, quando è collegato al comportamento, non al comportamento, all'atteggiamento della pubblica amministrazione in attuazione di un potere dell'amministrazione stessa. Quindi, come vedete, il discorso che per il danno patrimoniale 2004 ha avuto questa evoluzione che è descritta in poche battute, prima danni assoluti, poi diritti relativi, poi interessi legittimi, pensate che ancora abbiamo difficoltà, perché se voi collegate il 24 alla Costituzione, la tutela dei diritti e degli interessi, e il 111, noi abbiamo ancora la tutela dei diritti e interessi dei singoli. Infatti, per esempio, il danno ambientale ha difficoltà a trovare chi è legittimato e può chiedere solo il ministro, non posso chiedere i cittadini. Perché? Perché non rientra nell'ambito del 24. Cioè, queste idee che uno si fa dopo tanti anni, non mi guarda così. Perché io voglio dire, c'è il fatto che noi vogliamo dare, fatto in Puglia, questo percorso che abbiamo fatto. No, perché se no altrimenti queste idee, cioè, perché ci sono questi problemi? Perché noi siamo nati in un modo, l'abbiamo interpretato e ci troviamo di fronte a queste difficoltà non comuni. Tant'è vero che in materia, ripeto, di diritti ambientali, danni ambientali o di danni diffusi diventa difficile. Ma d'altra parte, lo ricordo a me stesso, il 32 della Costituzione, quando si tratta della salute del singolo va bene, quando si tratta della salute della collettività non funziona, non siamo riusciti a applicare, è rimasta ancora così così, non siamo riusciti a tenere. E allora, tornando al discorso di fondo che ci riguarda oggi in questo convegno sul danno non patrimoniale, il legislatore non voleva risarcire, aveva già
fatto grossi sacrifici ad allargare il 2043 e si era proprio caso il 2059, che è dotato di una struttura diversa dal 2043. Là c'è la tipicità, e là c'è invece la tipicità, erano quelli che si espressivano nella legge, in materia penale, eccetera. Noi siamo trovati qualcosa come 17 casi in cui è stata sempre rigettata la questione di costituzionalità. L'ultimo, nel 1986, un professore di diritto penale che stava a Palermo, poi arrivava a Bari e poi è diventato giudice della Corte Costituzionale, si inventò il danno biologico e lo portò nel patrimoniale. Quando abbiamo fatto quelle due sentenze 8826 e 8827 del 2003 e poi la sentenza 231 del 2003 della Corte Costituzionale di Annibale Carini, noi ci mettiamo insieme, ci incontrammo Corte di Cassazione e Corte Costituzionale per cercare di convincere che se anche non volevamo arrivare a una questione